Siamo arrivati al nostro appuntamento attesissimo con Massimo Taramasco, l'esperto delle relazioni. Benvenuto Massimo. Ciao Adriana, grazie a te, ciao. Allora Massimo, abbiamo lasciato questo argomento in sospeso, abbiamo stabilito come si fa a sapere se è vero amore da parte della persona che ci interessa, ma come si fa a sapere se noi siamo innamorati oppure magari è soltanto una cotta e potrebbe passarci presto? Beh, dunque, la domanda è molto interessante. Dobbiamo capire soprattutto se siamo coinvolti tramite un attaccamento che in realtà non è amore, ma è semplicemente un'amplificazione dei nostri turbamenti emotivi fondamentalmente, oppure se siamo sinceramente innamorati dell'altra persona, cioè se vediamo l'anima dell'altra persona. Intanto, stranamente, diciamo paradossalmente, dobbiamo dire questo: se proviamo una forte gelosia, un forte senso del possesso, probabilmente si tratta di un attaccamento che ci genererà sofferenza. Quindi vuol dire che siamo più innamorati della nostra gelosia che dell'altra persona, fondamentalmente. E allora succederà che se siamo coinvolti tramite la gelosia, quindi dietro alla gelosia poi c'è la paura dell'abbandono affettivo, la paura di essere rifiutati, inconsapevolmente metteremo in atto dei comportamenti che spingeranno compulsivamente l'altra persona a tradirci. Cioè, nel senso che se quando una persona è gelosa inizia a essere coercitiva verso l'altra persona e non deve vedere questo, non deve vedere quell'altro, non deve uscire con questo, non deve uscire con quell'altro, e quindi l'altra persona, sentendosi coercizzata, la parte emotiva dell'altra persona compulsivamente, quindi istintivamente, cercherà di tradirci fondamentalmente. Quindi la gelosia non è un indicatore di amore. L'indicatore di amore è sentirsi sicuri dell'altra persona, sentirsi liberi dell'altra persona, desiderare la felicità dell'altra persona senza provare attaccamenti. Questo è, e il piacere ovviamente di passare del tempo con l'altra persona, ma del tempo basato più sulla qualità che sulla quantità, cioè avere il piacere di godersi, diciamo, dei momenti, perché poi l'innamoramento è fatto da momenti piacevoli con l'altra persona, senza subire, come dire, delle, diciamo così, forme di sofferenze e malessere, perché sofferenze e malessere non rappresentano l'amore. Cioè, la pena d'amore non è amore, significa che siamo innamorati della sofferenza. Quindi questo è un indicatore molto importante per capire se si tratta di attaccamento oppure se si tratta di amore incondizionato, diciamo così. È davvero molto interessante, mi hai fatto venire in mente due domande a cui risponderemo sicuramente nei prossimi giorni, una sulla gelosia e una sullo stare sempre pappe ciccia, poi ne parleremo nei prossimi giorni. Okay, nel frattempo ricordiamo che tu hai un canale YouTube, Massimo Taramasco, e che chi si iscrive al canale potrebbe vincere, vedi che sono preparata, un corso sulla seduzione fatto da te di persona o anche via Skype, quindi iscrivetevi al canale perché succederà tra breve. E poi le altre cose dille tu. E poi al venerdì a Torino faccio, ogni venerdì sera faccio dei corsi di formazione su seduzione e gestione delle emozioni, e ogni 3 settimane li faccio a Savona. Per tutte queste info, comunque, il riferimento è sempre il numero 333-1511-703. Perfetto Massimo, ti ringrazio, noi ci sentiamo nel prossimo appuntamento. Ciao.